Concorso? Scusate, prego, prego, si figuri. Bene, non mi resta che dirvi in bocca al lupo. Crepi? Beh, allora è fatta. Certo, è fatta. Congratulazioni e a presto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ecco il fascicolo. Grazie, d'accordo. Oh. Sono assolutamente d'accordo con voi. Quello che è accaduto è scandaloso. Vergognoso. Dicevo io, era impossibile, eh? Sì, con questa prova, così come l'avete sostenuta, ho la certezza che possiamo ribaltare l'esito del concorso. Ma siamo sicuri sicuri? Volete scherzare? Avete elencato in ordine alfabetico i nomi di tutti i poeti ossianici. Che abbiamo elencato noi? C'era persino una domanda sulla tettonica a zolle che solo un geologo poteva. E non la sapevamo? Certo, le prove sono impeccabili. Scusi, ma siamo sicuri che questi sono i nostri? Fate i modesti, scusate. Questa è la sua firma? Sì. Questa è la sua firma? D'accordo. Solo ora capisco che cosa avete provato quando avete appreso che... Minchia! Avete... Concorso? Scusate. Prego, prego, si figuri. Bene, non mi resta che dirvi in bocca al lupo. Crepi? Beh, allora è fatta. Certo, è fatta. Congratulazioni e a presto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ecco il fascicolo. Grazie, d'accordo. Oh. Sono assolutamente d'accordo con voi. Quello che è accaduto è scandaloso. Vergognoso. Dicevo io, era impossibile, eh? Sì, con questa prova, così come l'avete sostenuta, ho la certezza che possiamo ribaltare l'esito del concorso. Ma siamo sicuri sicuri? Volete scherzare? Avete elencato in ordine alfabetico i nomi di tutti i poeti ossianici. Che abbiamo elencato noi? C'era persino una domanda sulla tettonica a zolle che solo un geologo poteva. E non la sapevamo? Certo. Le prove sono impeccabili. Scusi, ma siamo sicuri che questi sono i nostri? Fate i modesti, scusate. Questa è la sua firma? Sì. Questa è la sua firma? D'accordo. Solo ora capisco che cosa avete provato quando avete appreso che... Minchia! Avete vinto! Dei trittici, la terna Madame de Pompidou. Aspetta. Un tris di pesce eccezionale coperto di besciamella fumante. Poi passiamo ai primi piatti, il tris Luigi XXIII, che introducono al momento irrinunciabile e commovente del taglio della cravatta.
e passiamo al secondo dei secondi. Vado un attimo in bagno, amore. Un cisse di carne, salamone e la regina di Saba. Un maialino che farà il suo ingresso in sala. Sta facendo un porcile, sta facendo. Vabbè, tanto poi pulisci tu. Oh, ma lo sai che sei educato? Ma la vuoi insegnare tu l'educazione? Che significa? Significa? Significa che io, al contrario di te, faccio congetture, penso, rifletto e alla fine capisco. E che cosa hai capito? Che è stata tua suocera a farci vincere il concorso. Mia suocera? Tua suocera, caro mio. Perché tu hai detto alla figlia che te la volevi sposare, quella ha parlato con la madre e la madre ha fatto carte false per farci vincere il concorso. Addirittura? Addirittura, addirittura. Il nemico è invisibile. Ecco il loro problema. Le loro ipotesi sui possibili colpevoli infatti cominciano a spaziare e coinvolgono tutti. Dai parenti più vicini a quelli più lontani, dagli amici ai nemici. Tutti probabili colpevoli e tutti con possibili moventi, fino ad arrivare alle ipotesi più incredibili. Quindi secondo te c'entrano i servizi segreti? Certo, compa, vedi che due come noi che non lavorano e sono felici sono una mina vagante per questa società. Effettivamente siamo due scomodi. Scomodi? Siamo due rivoluzionari, caro mio, come a Che Guevara. Chi? Che Guevara. E chi è? Non lo so, uno che fa magliette. Per questo ti dico, se passava la nostra linea sarebbe stato il crollo dell'economia mondiale. Hanno usato ogni mezzo per fermarci. Sì, però... Tentatore di fatta! Valentino Picone e Salvo Figarra. Era una raccomandazione. Ma questo è il commissario del concorso. Una firma qui e un'altra qui. Ci ha fatto firmare due volte. Questo lo ha portato stamattina il ragazzo della pasticceria di Blasi. Dice che lo manda il signor Milazzo. Se gentilmente lo potete fare avere a un amico che sta a Milano. Minchia, Don Ciccio! Ti sto dicendo che i cavalli verranno recapitati domani mattina al sesso. Ma non decapitati! Recapitati! Domani! No, 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 per quanto riguarda l'amico tuo, tranquillo. Quello è già sindaco. Anzi, sai che ti dico? Un momento. Marsecano. Ti avevo detto che non volevo essere disturbato. Scusasse, Don Ciccio, io ho cercato di spiegarci che non era possibile. Ma che se insistono? Ma questo è chi? Marsecano, esci, per favore, e chiudi la porta. Don Ciccio, perché? Perché io allora vi racconto una storia di quando era nico, cioè bambino. Don Ciccio, perché? Perché allora forse è meglio che noi parliamo chiaro. Non c'è più rispetto. Eppure queste pecciotte, queste ragazze moderne, te la leano una faccia e ridono. Non sai chi sei stato. E se lo sanno, se ne fottono. Don Ciccio, perché? Ah, allora sei duro, eh? Cioè, allora noi non parliamo la stessa lingua. Ancora così stai? È tardi, mia madre ci aspetta che la dobbiamo accompagnare al cimitero. E poi dobbiamo anche andare dalla zia. E guardala come fuma, tanto l'enfisema ce l'ho io. La prossima volta che la notte piange che non riesce a dormire per la tosse, te le faccio ingoiare le sigarette. E che cos'è quella faccia da cretino? Buongiorno, signora. Buongiorno. Scusate. Fa pure con calma, caro. Io mi arrangio da sola. Ecco. La vita che avete sempre sognato voi due, prima l'ho sognato io, libero, come l'aria, come gli uccelli, senza pensieri, senza lavoro e soprattutto senza una donna, che devono accunti i passi,
bruciato. L'ho sognato io questa vita. E allora la sognate anche voi due. Uscite! Vietatelo! Don Ciccio è invidioso dei due stronzi! Però io ora non posso fare più niente. Se mi volete chiedere qualche cosa, io posso aiutare anche come se fosse un mio regalo, diciamo, de nozze. Ma come io stai parlando è ben niente. Ma questa è educazione. Ma io sto parlando e ve ne andate. E chiudi pure la porta. Minchia, un telefono. È pronto? No, sto parlando con gli amici, sì. No, niente, ci sentiamo domani. E ci mancherebbe. No, niente. È tutto tranquillo. Non si è mosso. Lascia il mondo come si trova. Per favore. Ed è con grande piacere che brindo a Tony e a Tania, che finalmente dopo tanti anni hanno trovato il coraggio di mettere da parte le loro incomprensioni e di ricominciare. E a questo proposito che voglio fare un bel brindisi e brindare alla libertà che ho perso, ma che sono felice di avere perso. E che significa? Come che significa? No, scherzavo, cioè... Allora sai che ti dico? Tienitela per te la tua libertà. No, oh, Tania! Tania! Che ho detto? E con questa sono 13. Beati voi che non avete più di questi problemi. Ah, a proposito, io gli anelli ve li ho presi. Però domani dovete passare per provarvelo. Sì, sì, ma è l'ultimo pensiero. Abbiamo anche altre cose da fare. Ancora c'è tempo. Ormai è tutto pronto. Solo se si brucia il municipio non vi sposate più. Oh, guarda là. Vai. Prima la mano, poi il piede. Afferrati alla finestra! Ho capito, un minuto! Cadi, cadi, ti aspetto qua, dai, cadi! Salvo, fai qualcosa! Siccome ci abbiamo tempo, hai capito? Prendite la comoda! Scusa! Fatti leggero! Ti apro il portone da dentro, ci vediamo lì, i bidoncini! Picchia compà, qua non si vede niente, qua non si vede niente. Però pure tu la potevi portare una torcia, dico io. Ecco, ma c'è la torcia e non mi dici niente, ma perché? Oh, calma, guarda che non l'ho portata io la torcia. Loredana. Sandra. E voi che cosa ci fate qui? Che ci facciamo noi qua? No, niente, è che è soltanto tesoro che praticamente Salvo stava cercando a Loredana. Esatto, proprio ho detto dov'è Loredana? Ero preoccupato, no. Preoccupato, ho detto morire. Ma dov'è Loredana? Dov'è l'amore mio? Allora ho detto andiamo a cercare... Al municipio. Bravo, al municipio, perché quella c'ha questo vizio, che appena c'ho un attimo di tempo si infila al municipio. Tu c'hai questo vizio, che... E quelle che sono? Questo è tè freddo. Alla pesca. Un'offerta di un ambulante che c'è qua. Niente, paghi due e prendi tre. Buona però. Valentino. Che sono? Benzina. Fredda. Sai, ghiacciata.
Ragazzi, fermi tutti, io devo dire una cosa importante perché veramente io non ce la faccio più. Io pensavo insieme a Salvo questa cosa, che queste storie del lavoro, del concorso, del matrimonio, cioè non mi pare che siano tutte cose collegate. Non è per voi, però chiariamo, non è per voi, ci cioè, siamo noi che non siamo all'altezza, ecco. Esatto. Diciamocelo, Vale, noi facciamo schifo, ecco. Non è che facciamo schifo, no. Solo che ci piace stare con gli amici, al bar, con Gino, insomma, il nostro carattere. Cioè, dicevo io, ecco, facciamo schifo, nel senso cioè che non siamo proprio ecco, le persone serie. Siamo un po' scansafatiche, com'è? Questo. Allora Valentino, diciamo, aveva pensato questo, cioè io? Perché non potremmo rimanere così come siamo. E così, per rimanere come siete volevate bruciare il municipio. Sì, aspetta, ma no perché non vi amiamo, cioè anzi almeno io ti amo, Loredana. Oh, che? Anch'io ti amo, Sandra. Sandra, anch'io ti amo. Niente, deve essere che magari si sentono confuse giustamente perché non sì, è sì, che sì. Magari domani mattina a mente fresca sì. Uno si alza, si sveglia, si fa la barba, uno sì, si sente sì, più sì, anche la donna stessa con la barba fatta già si sente un'altra, capito? Sì. Non è che sfila pure come, sì, sì, come sì. concetto, va sì. bene. Allora allora noi andremmo. Voi che fareste? Lascia stare, magari se vogliono trattenere ancora un poco, perché il municipio è bello di notte, se non te lo godi la sera che cioè, va bene. Ah, hai portato le taniche pure tu? No, ma che c'entra? Io ho portato l'accendino. E allora quelle di chi sono? Nostre. Forse è meglio che siamo chiare pure noi. Ragazzi, ci è piombato tutto addosso all'improvviso e adesso siamo confuse. Perché anche noi vogliamo fare la nostra vita. Ecco. Solamente che la nostra idea di vita è diversa dalla vostra. Mentre voi passavate le ore al bar o a suonare il campanello di Gino, noi abbiamo messo dei soldi da parte e un po' ce li siamo fatti prestare dalla banca e adesso ci vogliamo mettere in proprio. Questo non è il momento di essere la moglie, la madre o la nuora di qualcuno, Ma scusami, ma non eravate voi a dire cioè, sposiamoci, sposiamoci? Non è che l'abbiamo detto noi. Cioè. Abbiamo recitato la nostra parte, è questo che si aspettavano tutti da noi, i nostri genitori, voi due. Allora, non ci amate più? Ma no, non è questo. Solo che... Solo che? Ma anche noi vi amiamo. Ma... Capita e capita, ne non capirà l'età. Spogliati e bene ca. Talia che bello mare, capita e capita, di te volere che stasera, ragazzi su, non fate quella faccia. Questi quattro bidoncini sono la dimostrazione che sul matrimonio la pensiamo alla stessa maniera tutti. Allora, cioè che vogliamo fare? Eh sì, Salvo, Valentino, Loredana e Sandra hanno preso una decisione difficile. Forse la più coraggiosa, sicuramente la più giusta a questo punto delle loro vite. La scelta di non sposarsi più e di starsene un po' lontani. Oggi però è giorno di festa per il nostro paese. Infatti siamo tutti qui emozionati e felici. Oddio, proprio tutti no. Mancano due persone. Una è Don Ciccio, è scomparso da qualche giorno. Qualche maligno sostiene che si sia concesso una vacanza ai Caraibi. Lontano dalla moglie a tempo indeterminato. Il sindaco Filoalpino ha perso le elezioni. Per alcuni è rimasto vittima di un progetto troppo ambizioso. Altri sostengono gli abbiano ciuto l'improvvisa assenza di Don Ciccio. A proposito, c'è una curiosa coincidenza. Il concorso milanese vinto da Salve Valentino è stato annullato. Pare che la magistratura abbia aperto un'inchiesta su segnalazione di un anonimo che chiamava dai Caraibi. Insomma, non si muove foglia. Ma l'assenza veramente inspiegabile è quella di Gino Passalacqua. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, cari fratelli e sorelle, siamo qui riuniti perché oggi i nostri Toni e Tania
corone si sposano. E ora diamo inizio alla cerimonia. L'hai visto? Sì, che l'ho visto, ma ti prego, fai finta di niente. Ehi, guardate che c'è. Ma perché lei non sa? Hai già visto che stanno guardando? Poi mi racconti. Vai, a dopo. Noi andiamo, ragazze. No, cioè, perché? No. Bella cerimonia, eh? Già. Cioè, io mi sono divertito, d'altronde, come si dice, non c'è matrimonio dove non si ride e funerale dove non si piange. Allora, ragazzi, ho saputo che domani sera avete una finale di calcetto. Chi noi? Ma che scherzi, tutta una pubalgia al braccio, non se ne parla neanche. Noi certe cose non le facciamo più, ormai siamo cambiati. No, perché siccome siamo libere, avremmo pensato di venirvi a vedere. Sì! E infatti noi pensavamo, se voi venite, magari dopo andiamo a mangiare qualche cosa insieme. Ragazzi, è tutto finito oppure... Gino, entra. No, perché a noi... Ce la fai, Gino, ce la fai. Entra, prenditi il riso ed entra, dai. Ma che c'è, Gino? È successo che... E che nel nostro invito c'era un altro indirizzo. Beh, ma sarà stato un errore. No, è stato quel corno... Gino, siamo in chiesa. Ciccio Candela, questo non finisce mai di tormentarmi. Andiamo, andiamo! Allora, d'accordo? Domani si cena insieme? Sì, perché infatti, così, capito? Tanto. Magari scambiamo quattro chiacchiere. E così siamo arrivati alla fine della storia. Ormai in paese non si parla d'altro che delle mancate nozze di Salvo e Valentino. Ognuno nelle proprie case ha fatto le ipotesi più fantasiose. Le più credibili sono state discusse la sera in piazza. Le più belle approderanno al bar di Gino, dove assumeranno ufficialità. Del resto, per raccontare una storia spesso si prescinde dalla verità. E mi scuserete se qua e là anch'io ho esagerato. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Una storia che vi ho raccontato con la sola voce che potevo farvi sentire. Quella che non ho. Scusate, mi chiamano. Figati. Ah, dai, ma ci sono tu. Romeo, non è che puoi mancare. Lo sai che ci puoi. Pronti? Tutti fermi? Tania, che ho detto? Hai finito di riposarti? Amore, dai, che sennò non ce ne andiamo più. Ci siamo due ore per ogni cosa. No, no, questo no, questo no. Troppo chiaro, uno più scuro. Questo sì, dai. Ora puoi mettere quello chiaro, così si alternano, capito? Sbrigati, ancora devi fare tutti quelli, poi questi e poi abbiamo finito. Ma perché lasci i tuoi giornali in mezzo alle cose che poi ci rimproverano? Ah. Compà, concorsi d'Europa. Non voglio sapere niente, Salvo. No, basta. Peccato. Basta. Londra, Barcellona, Vienna, Atene, Cipro. Ragazzi, a che punto siete? Tutto a posto? Abbiamo finito. Lo hanno trovato? Compa, però stavolta decido io, eh? Amsterdam, la Venezia del Nord.